Il 2 giugno, che considero una festa molto significativa per l'Italia, soprattutto perché quest'anno è il 70° del referendum che ha voluto che l'Italia fosse una repubblica, si era votata la Costituente per poi darci una Costituzione, quindi un 2 giugno che è stata una grande festa per la democrazia nel 1946, dove si sono recate a votare per la prima volta anche le donne grazie al suffragio universale. Quindi l'Italia è diventato un paese moderno, preservato dalla Costituzione. Non avrei mai pensato di dover difendere la Costituzione, che è messa veramente in pericolo, almeno per quanto riguarda l'autonomia dei comuni, ed è bene ricordare che la Repubblica è costituita anche dai comuni. Invece c'è un forte attacco all'autonomia dei comuni e anche alla democrazia che i comuni esprimono. Si parla di unioni di comuni, di fusioni, in pratica si è obbligati e si è spinti a farlo. Quello che mi meraviglio è che nessuno pensa ai risvolti democratici e c'è sempre questa grande confusione fra il costo della politica e il costo della democrazia. Poi avrei molte cose, potendole dimostrare anche sui costi della politica attraverso le fusioni e le unioni. Non è eliminando dei consiglieri comunali che sono dei volontari che non costano niente che si riducono i costi della politica. Non è che eliminare dei comuni si riducono i costi della politica. Anzi, con le unioni, lo ha stabilito anche la Corte dei Conti, sono accresciuti i costi, come sono accresciuti i costi anche delle amministrazioni provinciali. Quello che invece sono venuti a mancare sono i servizi nei confronti dei cittadini. I cittadini quindi pagano e non hanno più nessun servizio. Sono veramente arrabbiato e ho protestato ancora una volta a Parma, davanti al Teatro Regio, al Palazzo della Provincia, con una palla simbolica ai piedi, che è la palla che lo Stato mette ai sindaci, che questi governi che si sono succeduti dal 2012 a oggi hanno messo ai sindaci, impedendogli di fare il lavoro per cui sono stati eletti, impedendogli di utilizzare le risorse delle tasse e imposte comunali che i cittadini pagano, convinti di avere dei servizi dai comuni, e non sanno che invece questi soldi sono prelevati da parte dei governi. Cerco di protestare e ho vissuto una giornata bellissima ieri ad Albareto per i 70 anni di ricostituzione di questo comune che era stato soppresso il 13 giugno del 1928 proprio dal fascismo.